mercato azionario asiatico in ribasso per la terza sessione della settimana, in seguito ai timori sulla possibilità che la disoccupazione negli Stati Uniti e gli sforzi dei paesi emergenti per limitare l'inflazione incidano negativamente sulla ripresa economica globale. Il Credit Suisse peggiora gli obiettivi di redditività e pubblica un utile netto inferiore alle stime. Salgono i titoli delle borse valori del mondo dopo l'annuncio che la Deutsche Börse è in trattative per acquisire il NYSE. In collegamento internet da Lugano, Roberto Mannati, responsabile della gestione di Global Opportunity Investments. Ciao Roberto. Ciao Luciano, buona giornata a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Roberto, quanto è scusa per togliere i soldi dal tavolo e quanto in effetti gli investitori devono preoccuparsi per l'inflazione? Aumento dei tassi di interesse a giro per il mondo. Guarda, siamo in una fase di assoluto paradosso. Con una borsa americana, prendiamo lo Standard & Poor's per esempio, che è cresciuto in poco più di 2 mesi di oltre il 30% delle corrispondenti, diciamo, azioni quotate sul mercato Hong Kong, quelle cinesi, dell'indice China Enterprise per esempio. È realistica la discesa di borse come quella indiana, quella indonesiana, che avevano fatto veramente molto. Ma lo spostamento pilotato da tanti consigli, tanti broker sulle borse americane e sulle borse europee che da inizio anno hanno fatto veramente performance, alcune anche a 2 cifre, oltre il 10%, sono abbastanza irrealistiche. Cioè, da una parte c'è un universo che non cresce o che cresce solo con l'aumento della massa monetaria, mentre invece la foto di chi cresce non c'è. Il paradosso è che vengono sempre citati i dati americani sulla disoccupazione, quando ormai, per un esempio, la Cina, che è il mio universo di investimento classico, ormai esporta tra Stati Uniti e Europa meno del 40% delle esportazioni globali. Ecco, ci continuiamo a raccontare le vecchie storie, ma la realtà è un'altra. E quanto invece effettivamente pesano le preoccupazioni scatenate, tra virgolette, dal rialzo dei tassi di interesse in Cina, da altre banche centrali dell'Asia, dalla stessa appunto disoccupazione negli Stati Uniti, sottolineata dal presidente della Banca Centrale americana, Ben Bernanke, che ha ripetuto ancora una volta, ma questa volta di fronte alla Commissione finanziaria della Camera, che ci vorranno anni prima che l'occupazione torni a livelli normali. Allora, l'America ha rinunciato all'occupazione nel momento in cui ha dislocato tutte le produzioni altrove, no? Quindi ci ha rinunciato strutturalmente, non sono i tassi di interesse a far riaprire aziende che hanno chiuso da 20 a 10 anni fa e fino all'anno scorso, quindi queste sono tutte storie. Ma la realtà vera è che se andiamo a guardare i bilanci, per esempio, delle banche asiatiche che hanno perso molte, il 20, il 30% dai massimi di 2 o 3 mesi fa, con le banche europee e americane che invece crescono e che hanno toccato nuovi massimi, ci accorgiamo che questo rialzo dei tassi a loro fa solo bene, cioè guadagneranno molto di più perché hanno soldi veri da remunerare e interessi e prestiti diciamo, al pubblico in cui incassano fior di interessi. Quindi il mercato sta fotografando qualcos'altro, sta fotografando un'idea di inflazione. La realtà è che un paese che cresce con degli stipendi che crescono con un tasso molto più elevato dell'inflazione sta facendo il suo mestiere di crescita e l'inflazione con gli aumenti degli stipendi va benissimo d'accordo e andrebbe d'accordo anche in Germania, perché anche lì gli aumenti degli stipendi ci sono. Quindi anche tutta questa paura ha poco senso. Il Credit Suisse, la seconda maggiore banca della Svizzera, ha ridotto, peggiorato i suoi obiettivi di redditività, probabilmente in risposta anche alle più stringenti regole sui capitali, e ha pubblicato un utile del quarto trimestre che è inferiore alle aspettative degli analisti. Credit Suisse adesso ha un obiettivo di ROE, Return on Equity, dunque un termometro della redditività di una banca, probabilmente il maggiore, di oltre il 15% nei prossimi 3-5 anni, ridotto appunto dall'obiettivo che aveva in precedenza, che era del 18%. L'utile netto intanto ammonta a 841 milioni di franchi svizzeri, sono circa 876 milioni di dollari, e questo è meno dei 928 milioni di franchi stimati dagli analisti
che erano stati appunto interpellati per il sondaggio di previsione. Guarda, tendenzialmente il mondo bancario europeo e americano soprattutto continua a fare utili su cose diciamo che non si possono ripetere in continuazione. Cioè gli utili di molte banche sono state fatte con la rivalutazione di asset che erano in portafoglio con prezzi molto penalizzati. Buona parte di questi asset sono obbligazionari e con il mercato obbligazionario che ormai ha riportato buona parte dei titoli vicino ai massimi, anche se sono scesi un po' negli ultimi mesi, diciamo quel caso straordinario di rivalutazione degli asset obbligazionari in portafoglio alle banche non ci sarà più, non si ripresenterà. E queste banche non hanno ancora ricominciato a fare prestiti al mondo del lavoro, cioè continuano a operare facendo soldi con i soldi sul mercato finanziario. Ed è questo il vero paradosso, cioè che le banche che dovrebbero come dire, guadagnare con un'attività che è riconosciuta come sociale, continuano a guadagnare sui mercati finanziari. Ma i mercati finanziari sappiamo che offrono grandi opportunità, come sono stati gli ultimi 2 anni di crescita, ma offrono anche grandi rischi. Quindi che una banca che fa utili sul mercato finanziario faccia delle previsioni pensando che vengano comunque rispettate, vuol dire assumere che il mercato finanziario salirà per sempre, o che le obbligazioni o che i tassi andranno tendenzialmente a zero. Sono tutti degli assunti che non si ripetono. Allora, abbiamo visto degli incrementi notevoli ieri per quanto riguarda i titoli delle borse valori in diverse parti del mondo, in America naturalmente, dove il Nasdaq e anche l'Intercontinental Exchange, ma anche il Chicago Board of Options Exchange sono saliti. In Brasile, per esempio, dove il BMEF Bovespa ha riportato degli incrementi notevoli, fondamentalmente sono saliti tutti i titoli delle borse, diciamo trattati in borsa, ma particolarmente di quelle borse che si dedicano alla contrattazione dei derivati. Questo avviene nella giornata maggiore di sempre per l'annuncio di fusioni e acquisizioni proprio tra i protagonisti del settore. Innanzitutto la Deutsche Börse, che ha annunciato di aver fatto una proposta di acquisizione al NYSE, al New York Stock Exchange, che viene valutato circa 10 miliardi di dollari. In precedenza avevamo visto la borsa britannica, il London Stock Exchange, offrire 3 miliardi e 200 milioni di dollari per il gruppo TMX che controlla la borsa canadese. Che ne pensi, Roberto? Ma guarda, anche qui siamo di fronte a un paradosso eccezionale, perché questa mattina sono usciti i dati di una delle borse più interessanti, se non la più interessante in assoluto, che è la borsa di Hong Kong quotata a Hong Kong. Bene, la borsa di Hong Kong quotata ad Hong Kong questa mattina perdeva oltre il 5%, perché ha annunciato che gli utili provenienti dalle borse sono in calo, come effettivamente è. Quindi, quando si esaurirà, come al solito, la bolla della che tutti vogliono comprare tutti, queste quotazioni, ahimè, penso che le quotazioni delle borse, quotate nelle borse, penso che avranno un bel tracollo, considerato anche che esistono poi tutta una serie di borse nuove, no? Che si aggiungono alle borse storiche. Quindi, secondo me, il prezzo di molti dei titoli di borsa quotati nelle borse sono in piena bolla. Infatti pare proprio che escano vincenti dal confronto con la borsa quelle borse che contrattano derivati, che contrattano no, che sono più appunto a contatto con la contrattazione derivati che non quelle che contrattano solamente azioni, proprio per la dispersione, perché ci sono più borse che contrattano azioni e meno che fanno derivati. In ogni caso, la combinazione tra queste fusioni eventualmente sarebbe valutata oltre 20.000. Allora, rifaccio questo discorso. La combinazione che abbiamo detto fra queste varie borse controllerebbe le contrattazioni su società che in borsa valgono oltre 20.000 miliardi di dollari americani. Sarebbe il 36% circa del valore del mercato azionario mondiale. Dunque questi sono
si presentano come i maggiori player del settore. E appunto, ripeto, pare che l'affare più lucrativo venga fuori proprio dalla contrattazione di opzioni, di futures e di derivati in genere, che danno un margine di circa il 57% più alto di quello che invece non danno le contrattazioni delle azioni, almeno al NYSE e Euronext. È esattamente così, proprio perché il mercato dei derivati è ormai, diciamo, fissato su alcuni soggetti e non ha dei mercati secondari che si possono aggiungere. Quindi è esattamente come hai detto. Cioè, quindi, però è l'ultimo giro, hai capito? Quando queste si sono unite, poi dopo si guarda la redditività. Poi ci rimane anche poco di fuori. Allora, ce lo siamo scelti da soli praticamente questo tormentone, ma seguiamo gli sviluppi di quello che accade nella corsa a presidente della Banca Centrale Europea. La resa dei conti è la sedia di maggior rilievo nel campo economico europeo ed è appunto la sedia che è praticamente della seconda banca centrale più importante del mondo dopo quella americana. Allora, pare effettivamente che Axel Weber, il preferito, diciamo, il candidato tedesco, si sia chiamato fuori in maniera che ancora non è stata ben spiegata, ma dopo le voci tra virgolette che sono circolate ieri, pare che abbia avuto anche una conversazione con Angela Merkel, nella quale ha confermato la sua volontà di non ripresentarsi come presidente della Bundesbank, della BUBA tedesca, della Banca Centrale Tedesca, e conseguentemente di non voler correre appunto per il posto alla Banca Centrale Europea. Questa situazione è stata poi confermata non da lui personalmente, ma dai suoi assistenti, che hanno detto sì, è vero che non intende farlo. Vedremo ancora altri sviluppi. In ogni caso, il punto è che a ottobre terminano gli 8 anni di presidenza della BCE del francese Jean-Claude Trichet, non sono rinnovabili, dunque c'è bisogno di un nuovo presidente. Axel Weber era il preferito appunto ad essere fuori, probabilmente Mario Draghi adesso potrà avere delle maggiori chance, ma ci sono anche candidati in Lussemburgo e in Finlandia. Tendenzialmente, come in tutti i conclavi, chi entra papa esce cardinale, quindi è stato logorato per troppo tempo, gli hanno tirato in troppi la giacchetta e il ruolo diciamo, della Banca Centrale Europea dovrà comunque evolversi, tenendo conto anche di variazioni regolamentari che permetteranno poi di stampare con più libertà per adeguarsi a quello che sta succedendo negli Stati Uniti e per riuscire a coinvolgere, diciamo, in maniera diversa i paesi più sotto pressione dell'area euro, i paesi periferici, chiamati così. Quindi tendenzialmente un governatore periferico, come potrebbe essere quello finlandese o magari olandese, avrebbe, diciamo, più libertà di manovra, perché non avrebbe la pressione del proprio Stato. E un governatore tedesco, ahimè, dovrebbe, diciamo, giocare su due piani differenti, perché non potrebbe dire che ha bisogno di un euro debole, perché la Germania un euro debole fa tanto comodo, e quindi si troverebbe veramente in questa difficoltà. Mario Draghi non credo che verrà presentato, perché l'Europa ha bisogno comunque di una risorsa in Italia, per l'Italia, in un momento così difficile come questo per l'Italia. Ricordiamo anche che in effetti Axel Weber è stata una forte personalità all'interno della Banca Centrale Europea dall'inizio degli anni 2000, ovviamente è stato uno di quelli definiti appunto un falco per quanto riguarda la caccia all'aumento dei prezzi al consumo, dunque all'inflazione. E fra le altre cose è stato Roberto anche uno dei pochi che in Europa hanno chiaramente parlato contro la decisione di comprare, di usare, diciamo, questo scambio di obbligazioni per aiutare i paesi più indebitati. Guarda, diciamocelo chiaramente, alla Germania fa tanto comodo avere dei paesi deboli attorno che mantengono l'euro basso, perché
perché guarda che cosa sta succedendo al mercato del lavoro tedesco, alla Germania. Gli fa solo comodo, no? Che i cattivi siano in paesi periferici e l'euro rimanga, diciamo, a livelli accettabili. Pensa se la Germania fosse l'espressione dell'euro. Ci troveremmo oggi con un cambio col dollaro di 1 a 2, no? E sarebbe veramente pessimo per l'economia tedesca. Quindi per il momento va bene così. Quando invece le cose andranno diversamente, vedi che ripunteranno i piedi in maniera diversa. E lì il gioco si baserà tutto sulle materie prime, cioè sul fatto che un euro debole con delle materie prime molto care potrebbe risultare penalizzante. Roberto Mannati, Global Opportunity Investments. Grazie Roberto, buon lavoro, Grazie arrivederci. a te, buona giornata a tutti.